contributo degli italiani alla produzione musicale concentrazionaria è enorme, soprattutto il contributo dei prigionieri di guerra italiani e degli internati militari italiani. Laddove gli italiani sono stati fatti prigionieri dalle truppe alleate, dai britannici per esempio, o dai francesi, vengono rispettate sostanzialmente le convenzioni di Ginevra. Quindi nei campi francesi Berto Boccosi scrive la Lettera Scarlatta, un'opera enorme di vaste proporzioni, altri pezzi da camera, e Giuseppe Capostagno a Yol sull'Himalaya scrive la Himalayana Suite per grossa orchestra. Gli internati militari italiani derubricati da prigionieri di guerra hanno un percorso più tortuoso, più difficile, ciò nonostante riescono a mettere su, laddove è possibile per loro creare musica, una nutrita attività letteraria, musicale, concertistica. Abbiamo musica scritta da Pietro Maggioli, che scrive a Zandbostel il Cantico delle Creature nel giorno di San Francesco, 4 ottobre 1944, Arturo Coppola, che fornisce non solo le musiche a Giovannino Guareschi, ma scrive di suo anche pezzi per violoncello e pianoforte, delle canzoni con testo proprio. E abbiamo il contributo delle italiane anche ad Auschwitz-Birkenau, laddove nascono canzoni che sono più che altro parodie di canzoni preesistenti, laddove per esempio La Gerue, basata sulla su una canzone di Jaromir Vevoda. Ma non dimentichiamo che l'orchestra femminile di Auschwitz è un unicum sul quale anche si è scatenata anche la letteratura cinematografica. È un'orchestra con 10 mandolini. Il mandolino era uno strumento molto diffuso a quell'epoca, per niente un povero strumento, uno strumento nobile, per il quale hanno scritto anche a Westerbork, hanno scritto anche gli americani nel pieno deserto di Manciuria, a Mukden, troviamo pezzi scritti per mandolino. È uno strumento molto portatile, quindi come gli strumenti a fiato, come l'armonica a bocca, come il bandoneon e la piccola fisarmonica, possono, come dire, raramente vengono confiscati. Bisogna più stare attenti ai testi scritti, perché possono essere forieri di messaggi cifrati, ma solitamente gli strumenti vengono tollerati. Grazie a questo movimento di strumenti non solo sarà possibile creare musica da parte degli italiani, ma vorrei citare un episodio molto emblematico che è successo a Zandbostel. A Zandbostel c'era il campo degli italiani, ripeto, internati militari. Poco distante c'era il campo dei francesi, prigionieri di guerra, entrambi dei tedeschi. Francesi e italiani ovviamente erano divisi nel contesto della guerra. Pure dopo l'armistizio i francesi non perdonavano l'atteggiamento che ebbe l'Italia fascista, che come sappiamo invase la Francia. Eppure, in occasione dell'esecuzione della Favola di Natale di Guareschi e Coppola nel Natale del 44, i prigionieri di guerra francesi prestarono tutti i loro strumenti affiati ad arco agli ex nemici italiani, che grazie a questo apporto enorme di strumenti poterono mettere su una favolosa esecuzione, 10 esecuzioni della Favola di Natale di Guareschi e Coppola.